Io credo che ognuno di noi ha o dovrebbe avere un suo angolo di fuga, un posto dove rimanere soli per leggere, scrivere, pensare, sognare. E questo è il mio, dove spesso mi perdo nel disordine delle pareti, degli scaffali. In quel disordine che però a me piace e dove c'è tutta la storia mia e soprattutto di mio padre. Tante foto e tanto cinema, locandine di film e di eventi, curiosità, cimeli e tanti negativi che conservo con romantica gelosia più che con accurata tecnica in alcuni cassetti di plastica. Cassetti che ogni tanto apro, così come per scoprire un piccolo nuovo tesoro. Magari una fotografia che non avevo mai visto prima e che poi porto di là come un amuleto col quale parlo di cinema e cerco di farmi rispondere. Non tutti sanno che tutte le immagini che hanno accompagnato i libri di cinema, le enciclopedie, non sono fotogrammi, ma sono fotografie frutto del lavoro di un fotografo specializzato impegnato sul set a documentare il racconto del cinema nel suo farsi. La fotografia di scena era essenziale perché molto spesso le foto che uscivano dalle fotografie di scena erano molto più interessanti a volte del film stesso. Non avrebbe probabilmente memoria senza il lavoro del fotografo di scena, per un semplice motivo, perché anni fa c'era un discorso di promozione, quindi il fotografo di scena in maniera quasi invisibile lavorava sul set senza farsi vedere, senza farsi sentire, e andava poi ad immortalare il lavoro che si faceva sul set da parte di attori, attrici. E questo qui sono io. No, no, non questo qui. Io sono questo, un improbabile soldato tedesco del 1943 che sta fermo fuori dell'ufficio di un generale nazista. In realtà sono a Palazzo Brancaccio sul set del film Io e il Duce di Alberto Negrin. Correva l'anno 1985. Questa invece è una bellissima Barbara De Rossi che interpretava Claretta Petacci accanto al grande attore Bob Hoskins, che invece faceva il Duce. I vestiti di panno erano una sauna indossata sulla pelle, ma pur di stare su un set avrei fatto qualunque cosa. La foto l'ha fatta mio padre dopo non so quante suppliche. Non si poteva immaginare che nel rullino delle foto di scena c'era la foto del figlio del fotografo con la faccia distrutta dai ciak dei 40 gradi all'ombra. Ma come potevo non avere un ricordo di quel memorabile giorno di una produzione cine-televisiva dove si alternavano attori come Susan Sarandon, Anthony Hopkins, Vittorio Mezzogiorno, Barbara De Rossi, Annie Girardot, Massimo D'Apporto e tanti, tanti altri. Eh sì, come avrebbe mai potuto un ragazzino di 18 anni cresciuto a latte e cinema privarsi di un'opportunità simile? E sì, perché avrei voluto davvero tanto fare lo stesso lavoro di mio padre, ma lui pensava ad altro per me. Ma poteva reggere il confronto una vita tra divi, attori, attrici, grandi registi, viaggi intorno al mondo, follie, curiosità, sogni e avventure, con una scrivania, una giacca, una cravatta e magari gli stessi colleghi per 40 anni. No, no, non era per me. E allora dovetti combattere più che convincere papà che avevo ragione, o che è meglio, la mia vita era qui dove sono adesso, tra ricordi negativi e fotografie, tra sceneggiature impolverate e fantasie da scrivere, come la storia che vi sto per raccontare. Quella di papà, certo,
ma soprattutto di una professione che per molti, e forse a ragione, non esiste più. La cosa significativa per il cinema italiano è, dopo gli esordi, gli anni 30-40, quando il fotografo di scena era un fotografo presente nello studio, va tenuto conto che quasi tutto il cinema italiano veniva girato all'interno negli studi, Cinecittà, ma anche la Cina, anche altri stabilimenti. Nel dopoguerra il cinema italiano esce e quindi il fotografo non è più impegnato con quello che i fotografi chiamavano il trepiedi, cioè con un apparecchio stabile che arrivava pesante, ma dovevano adeguarsi al cambiamento del cinema. Il cinema usciva, quindi subentrano nel dopoguerra una generazione di fotografi che arriva dalla cronaca. I famosi scattini, tutta la generazione dal dopoguerra in poi, approdano al cinema dopo aver avuto un'esperienza sulla strada, sulla cronaca. Quindi apportano alla foto di scena uno sguardo diverso, uno sguardo legato soprattutto al saper cogliere l'attimo, perché questa è la loro storia. Ho cresciuto in una famiglia di cinema, mio papà era il responsabile dell'operatore Istituto Luce durante il periodo della guerra. Io quando sono cresciuto, avevo 5-6 anni, a casa c'era Fellini, c'era Piero Francisci che era socio di mio papà, con cui fece i film Le Fatiche di Ercole, fece Irlanda e le Patine di Francia, quindi e il fotografo di scena, ma non un po' cresciuto, c'era, allora mi ricordo un nome, Umberto Spagna mi sembra, e altri, e questi personaggi, e mi ricordo l'importanza era proprio delle foto che servivano sempre per la famosa vendita del film. Il fotografo di scena ricopre un ruolo fondamentale all'interno dello sviluppo della cultura cinematografica. Certo, se uno pensa alla troupe, a queste grandi troupe che lavorano sul set con queste centinaia di persone, ecco, il ruolo del fotografo di scena magari non è proprio quello all'interno dei titoli di testa, però il suo ruolo è assolutamente fondamentale per promuovere i film, soprattutto nella carta stampata e adesso naturalmente attraverso i social. Ha sempre giocato sin dall'inizio un ruolo assolutamente fondamentale, il fatto di ritrarre gli attori per esempio sul set mentre si truccano, oppure i registi mentre stanno operando, mentre dialogano con gli altri lavoratori del mondo dello spettacolo. È assolutamente un ruolo importante, anche se effettivamente si è sviluppato quando è iniziato a esserci l'industria cinematografica, e quindi in Italia per esempio tra gli anni 10 e gli anni 20, e all'inizio i fotografi di scena erano anonimi, noi abbiamo tantissime fotografie nel nostro archivio ma non conosciamo i nomi dei fotografi, mentre invece man mano che si è sviluppata la storia del cinema si è riconosciuto sempre di più l'importanza del suo ruolo, ed ecco che il ruolo è diventato un ruolo artistico. Cioè i fotografi di scena hanno iniziato a essere come delle firme e l'importanza del loro ruolo è stata sempre più riconosciuta, tant'è vero che adesso effettivamente realizzano anche proprio delle foto di set che diventano dei veri e propri progetti artistici e anche progetti di mostra. Questo è lo sviluppo, diciamo così, storico del fotografo di scena. Una professione però che non è mai stata premiata ufficialmente. Sì, perché il fotografo di scena non è un regista che può essere chiamato maestro, o un attore che viene riconosciuto per la strada e a cui si chiede l'autografo, o oggi un selfie. Non è un fonico, non è un truccatore, uno scenografo, un costumista che può vincere un Davide di Donatello o un Chuck d'Oro, o un nastro d'argento. E non è nemmeno un direttore della fotografia che può vincere un Oscar. Il fotografo di scena era però una figura discreta, romantica, amato dalle attrici e dagli attori, indispensabile ai produttori, gratificato dai registi per gli scatti fuori scena che documentavano la loro vita sui set, gli unici della troupe che non avevano reparto, che erano simpatici a tutti, o quasi,
corteggiati da aspiranti attori e attrici, amici delle comparse come degli attori, uomini umili, per bene, con una grande professionalità a cui dobbiamo solo dire grazie. Sandro Bordi ha una, come dire, una peculiarità rispetto agli altri, che non arriva dalla strada, ma arriva dalla scuola. Infatti, quando l'ho incontrato, una delle cose che mi ha colpito di più è stato proprio il suo racconto. Lui ha iniziato a fare il fotografo di scena non seguendo altri, come era la prassi del periodo, ma su richiesta e invito di Pierluigi, che non l'ha chiamato nella sua agenzia, ma l'ha invitato a seguire una scuola professionale che si chiamava Ciacca, che mi ha molto incuriosito. 2 anni di scuola per diventare fotografo di scena, un fotografo, Sandro Borni, cui qualità è stata quella della, come dire, dell'agilità nei confronti dei set che frequentava. Guardando la sua filmografia, la cosa interessante è che passa dal grande cinema d'autore a Totò, alla commedia sexy, a Nanni Moretti. Ecco, questa varietà che non incide sulla sua qualità fotografica. Se noi confrontiamo le foto dei vari film, abbiamo un impegno e una qualità che sono costanti. Come fotografi nel cinema siamo estremamente legati al risultato finale di quello che facciamo, ma non soltanto il nostro a livello fotografico, anche il risultato commerciale e di pubblico del film, perché se il film è una grande riuscita, è un successo, è chiaro che le nostre foto le vedranno tutti. Se il film passa totalmente inosservato, le nostre foto non si vedranno. Quindi noi siamo anche molto legati al risultato finale del film. Il problema è che le produzioni non sempre, anzi, diciamo siamo ormai al 50%, non sempre le produzioni immettono nella troupe un fotografo di scena, perché spesso, soprattutto nelle produzioni economicamente più piccole, più deboli, i fotografi vengono chiamati a giornata, vengono chiamati solo nelle scene in cui sono presenti, o sono scene importanti o è presente il cast principale, per cui si richiede quello scatto lì. Questa importanza è scesa abbastanza negli ultimi anni, un po' per il budget dei film, un po' le serie televisive, quindi vengono gli uffici stampa che portano i fotografi, quindi fanno gli special ogni tanto per la pubblicità, solo per i giornali, e le foto vere di scena a volte chiedi a qualcuno della troupe, all'assistente regia, di fare qualche foto, ma si è perso proprio quel significato di un tempo, tranne con i film, quelli di autori, registi, non so, Bellocchio, film italiano, fa foto di scena, esiste ancora. Oggi come oggi, da alcuni anni a questa parte, lavorare sul set è molto facile in quanto c'è la macchina digitale. Invece allora, in base alla, c'erano diversi tipi di pellicola. Prima, in base alla luce che c'era, che metteva l'operatore, interno notte, interno alba, compagnia bella, e esterno, c'era la pellicola a colori per l'interno e la pellicola a colori per l'esterno. Il bianco e nero andava bene per tutti. E allora si girava quasi a colonna guida, però le macchine erano silenziose, non era la Reflex 35 che faceva rumore come quando tu macini il caffè. Quindi la fotografia si faceva sempre dopo. Quindi il fotografo di scena, con i grossi registi che c'erano, faceva dei sigilli, delle fotografie al regista che spiega all'attore, all'attrice, cioè quelle andavano bene per la pubblicità giornalistica, per i suoi giornali. Per la fotografia bella pulita si toglieva la macchina dalla ripresa, si metteva il fotografo e gli attori posavano per il fotografo di scena. Con l'avvento del digitale,
che dà dei problemi per quel che riguarda ad esempio gli archivi. Tutto è digitale, i fotografi scattano molto, ma ovviamente quasi niente viene più stampato. Gli uffici stampa sono abituati o a mandare i file delle foto via internet, oppure alle conferenze stampa dare i dischetti con i file delle foto. Però vicino hanno le storie da raccontare molto personali, nei rapporti con le attrici, nei rapporti con le attrici, che fuori di scena erano proprio sia il truccatore, detto la fotografia, proprio di scena, i tre elementi che coccolavano dove le attrici erano molto attratte. Uno che adesso vive in America, si chiama Alfonso Vincola, con le sue famose sigarette gitane, e che sembrava usciti dai film dei francesi di Simenon. Avevano tutti questi caratterizzazioni molto particolari, che non erano i paparazzi, ci sono stati anche quelli, però qualcuno ha fatto anche fotografo di scena, ma in effetti era molto, molto distinto il concetto del fotografo di scena dello scatto della news tipo paparazzo. Sono due cose molto diverse. Ci sono ancora oggi però dei registi che pretendono la presenza del fotografo, si crea quello come probabilmente succedeva una volta. In passato ci sono stati nella storia del cinema italiano dei binomi fondamentali di legami tra regista e fotografo di scena. Mi viene in mente per fare, non so, Ronald Visconti, Bertolucci e Angelo Novi, Rosi e Sergio Strizzi, cioè si creava un rapporto di fiducia per cui il regista voleva essere tranquillo su quello che sarebbe stata la documentazione fotografica del film. Per conoscere mio padre però bisogna partire da qui, dal Rione Monti, da quella serie di vie e vicoli tra la Suburra e il Quirinale, in una Roma dei poveri ma belli, dove il mare era il Tevere. Abitavamo in via del Boschetto, numero 15. Era una via abbastanza, diciamo, frequentata da attori, da attrici. E lui poi, con questa passione del cinema, del fotografo, ce l'ha anche, diciamo, portata anche a tutti noi. Abitavamo al numero 77 e Sandro abitava al 15, un po' più su, e ricordiamo gli anni belli del Rione Monti, e con Sandro ci conosciamo dall'infanzia, avevamo 16-17 anni. E ci frequentavamo abbastanza e quindi la sera andavamo al cinema, poi io lo accompagnavo a fare, lui ha fatto il fotografo a grande livello, ha cominciato con i matrimoni eccetera, poi è diventato insomma importante, faceva le cartoline sugli aerei addirittura, e poi è anche stato con Bud Spencer, ha fatto tutti i film con Bud Spencer. Via del Boschetto è una via molto rinomata, anche perché, diciamo, essendo nel Rione Monti, molti attori, attrici la frequentavano. Rione Monti ha dato i natali anche a Ettore Petrolini. In più ci hanno abitato proprio davanti casa mia Franco Silva, Mita Medici, Carla Vistarini, che sono le figlie, Checco Durante. In via Palermo invece ci abitava Pietro Germi e la figlia Linda era una mia amica, e molto spesso io frequentavo casa sua. La via del Boschetto a quell'epoca era tutta un'altra cosa, perché noi abitavamo sopra, c'era la Tirabassi, ti serve una cipolla, andavi sopra e ti dava la cipolla, c'era più armonia, più. Pensi, io mi ricordo addirittura che lo scopino veniva col sacco e veniva a prendere la monnezza a casa. Cioè, queste ci sono queste cose. E quindi era proprio un'altra epoca. E macchine ce n'erano poche, e
quel tempo proprio si viveva bene, era un'altra cosa, proprio non si può paragonare a oggi, che è proprio tutta un'altra cosa. Tra me e lui ci passano 10 anni e mezzo, però nell'intermezzo, cioè da lui poi ci stanno altri 4 fratelli e sorelle, capito? E quindi la mia era una famiglia molto molto numerosa, sinché quando c'erano le feste, Natale, Pasqua, stavamo tutti insieme, chi c'aveva la fidanzata, chi no, ma eravamo tutti uniti. Sandro entrò prima con Monica Vitti, è stato diverso tempo con Monica Vitti, e poi andò a fare, ha fatto parecchi film con Bud Spencer, con Giro, ha fatto il fotografo di scena alla grande, però era sempre umile, era sempre una persona molto carina. Sandro era una persona eccezionale, uno dei migliori amici che io ho avuto, e poi eravamo molto 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 legati, perché come c'aveva una cosa che dovevamo andare a prendere a casa, mi chiamava sempre a me. E mi ricordo una volta, io lavoravo a Roxy, perché ho fatto anche il cameriere una vita, a Roxy, all'albergo Roxy che sta ai Parioli, e un giorno c'era un gruppo di straniere americane. Allora a un certo punto queste vennero tutte appresso a me, erano 10, ma a me datemene una, 10 non, che ce faccio? Allora chiamo Sandro, chiamo tutti quanti sti amici, tutti questi del boschetto, e stavamo tutti a Via Veneto, è venuto pure Walter Chiari, che parlava bene inglese, ci si accodò con noi, pensa, e io c'avevo tutte queste americane, io ce n'avevo una, poi si scrivavamo, e poi venne Sandro, che mi ricordo pure questa cosa carina all'epoca. Ricordi e collezioni private, i musei segreti, difficili da scoprire, ma dal valore storico inestimabile. Rare immagini custodite come gioielli preziosi da chi ha fatto della cultura cinematografica la propria casa. È quello che accade a casa degli eredi di Carmine Gallone, dove le foto di scena dei grandi colossal raccontano il suo cinema e la sua vita, insieme alle foto di Don Camillo e Peppone. Noi conserviamo un grosso archivio di fotografia di scena, perché la signora Lucia Mirisola ha voluto che il museo, diventato poi fondazione, conservasse tutto il patrimonio storico e artistico che hanno lei come scenografa e costumista e il maestro come regista e sceneggiatore hanno raccolto nella loro carriera. Noi abbiamo foto appunto di Sandro Borni, grazie a Fabrizio, di Angelo Pennoni, di Umberto Montiroli, di Tazio Secchiaroli, di Vincenzo Falsaperla, insomma un patrimonio che prima o poi digitalizzeremo e metteremo in rete appena sarà possibile. L'opera La Tosca nasce dal genio creativo di Gigi Magni e di Armando Trovajoli, con una trasposizione dell'opera pucciniana da un'opera classica lirica, tra virgolette, a una commedia musicale romanesca, che con grande ironia e con grande brio, diciamo, racconta il giacobinismo romano. Proprio nella fine del film, quel bellissimo brano che Proietti ne ha fatto un cavallo di battaglia, che è Nuglieta retta a Roma, abbiamo il chiaro riferimento storico ai fatti del film, perché Magni si rifà, scrivendo quel testo, ai fatti legati al finto suicidio dell'anarchico Pinelli alla questura di Milano pochi anni prima del film, rapportandolo con Angelotti, prima fucilato e poi impiccata a Castel Sant'Angelo. Nuglieta retta Roma, se t'hanno coglionato, quel morto a pennolone è un morto suicidato, ma se poi te dicono che un morto si è ammazzato, è segno certo che t'hanno coglionato. È un chiaro invito a Roma ad insorgere, ma Roma risponde: la gatta presciolosa fece i figli ciechi. Quindi una trasposizione tra non voler insorgere e la chiamata alla rivoluzione dei giacobini, fino alla fine, quando Monica Vitti, percorrendo i marciaronda di Castel Sant'Angelo,
in vita ancora a Roma risorgere, fino a quando Fiorenzo Fiorentini l'è girata verso la cupola, a bada che caschi, non casco, me butto. E lì una nota, la controfigura che fece quella scena era Fiorella Mannoia, pochi lo sanno, che è stata la controfigura di Monica Vitti nella Tosca. Penso che viaggiare sia come la filmografia di mio padre. Ogni set è una città diversa, gente diversa, emozioni diverse. È la magia del cinema che, attraverso i suoi racconti, ti porta ogni volta che fai un film nell'immaginario che lo stesso film ti crea. Ma ovviamente non è sempre uguale per tutti. E tutti questi viaggi sui set convergono poi in un posto magico, nella città più mistica ed esoterica d'Italia, in uno dei monumenti più noti, che allo stesso tempo è casa e custode della storia e della memoria del cinema. Il Museo Nazionale del Cinema, così come lo vedete adesso, ha due padroni di casa. Uno è Alessandro Antonelli, questo visionario architetto dell'Ottocento che ha costruito la Mole Antonelliana, questo edificio fantastico e magico per certi versi. D'altra parte Maria Adriana Prolo, invece, la fondatrice del Museo del Cinema, che in pratica è grazie a lei, al fatto di aver collezionato così tanti oggetti, pellicole, fotografie, oggetti di precinema, che è nato il Museo del Cinema. Nel 2000 in pratica queste due linee, cioè l'edificio da una parte e le collezioni dall'altra, si sono come unite e in qualche modo è nata la magia del cinema all'interno della Mole Antonelliana. Io ho cominciato a interessarmi di fotografia di scena grazie ad una donazione dell'archivio di Antonio Pietrangeli, in cui avevo trovato 6.500 foto dei suoi film, ma anche di foto che lui aveva raccolto quando era un giovane critico. E dal di lì sono riuscito ad arrivare ad archivi storici. Dal di lì ho anche scoperto che molti archivi sono stati buttati. Con la morte dei fotografi molti archivi sono stati dispersi, non c'è stato nessuno che li ha raccolti. Però la cosa che mi incuriosiva era arrivare al presente, cioè chi erano i fotografi di oggi, cosa facevano, che rapporto avevano con la professione. Per cui nel 1998 ho organizzato per la prima volta questo concorso che si chiama Clicciac, ed è un concorso che tutti gli anni chiama raccolta i fotografi che hanno lavorato sui set dei film italiani a presentare le foto vengono esaminate da una giuria tecnica specializzata che indica la miglior foto, la miglior serie. D'arte è un lavoro che non esisterebbe senza il lavoro dei fotografi di scena, per un semplice motivo, perché nelle mostre del cinema, che poi sono quelle che io mi trovo a curare da diversi anni a questa parte, la base è la fotografia. Quindi dal punto di vista strutturale qualsiasi tipo di lavoro, qualsiasi tipo di mostra, che si tratti di una mostra monografica riguardante un regista, che si tratti di una mostra riguardante un attore, dal punto di vista proprio biografico, che sia un lavoro cronologico, che sia un lavoro tematico, la base è sempre la fotografia. Quindi anche dal punto di vista della scelta, della selezione dell'archivio, si parte sempre dalla fotografia. E ovviamente il mio lavoro
attinge al lavoro dei fotografi di scena. Le collezioni del Museo del Cinema sono molto articolate e complesse. Da un lato abbiamo i manifesti, dall'altra parte i film in pellicola, adesso anche i film in digitale, naturalmente. Poi abbiamo gli oggetti di precinema, queste collezioni sono uniche al mondo per certi versi. E poi naturalmente abbiamo anche l'archivio cartaceo, ma un grandissimo fondo è quello fotografico. Noi abbiamo più di 1.150.000 fotografie che partono dalle origini del cinema, naturalmente, fino ai giorni nostri. Ed è un fondo assolutamente molto prezioso, dove oltre naturalmente ad avere le foto di scena o comunque i ritratti che attraverso i fondi che ci hanno lasciato i grandi registi come Gillo Pontecorvo, per esempio, Ettore Scola, dove abbiamo tantissimo materiale, abbiamo anche col tempo acquisito tutta una serie di fondi fotografici come quello per esempio di Angelo Frontoni, che per noi è assolutamente un fondo molto importante che abbiamo in collaborazione con la Cineteca Nazionale. Almeno oltre 500.000 fotografie arrivano proprio soltanto da quell'archivio. Ed è un periodo molto importante quello della storia del cinema, che è a metà appunto tra gli anni 50, 60 e 70. E dall'altra parte abbiamo anche di Sandro Borni, per esempio, circa una serie di fotografie, un set fotografico dei primi film che ha fatto con Totò. E tra l'altro è interessante capire e sapere che la prossima mostra che faremo sarà proprio Photocall, il titolo, una storia del cinema italiano attraverso i ritratti dei grandi attori e delle grandi attrici del cinema italiano, partendo dalle origini, quindi da Leonora Duse, Bartolomeo Pagano, Francesca Bertini, passando naturalmente per l'epoca d'oro del cinema italiano con Sofia Loren, Claudia Cardinale, Marcello Mastroianni, e arrivare fino ai fotografi contemporanei, quindi grandi firme come Guindani, Ghilardi, Antonellò, che in qualche modo hanno, come dire, sono la punta di diamante di un percorso cinematografico che arriva fino a oggi, per dare anche testimonianza dei ritratti dei grandi divi che effettivamente adesso vediamo sul piccolo e sul grande schermo. Le foto fissano un momento, diventano un documento importantissimo. Nel nostro caso una comunità si è potuta ritrovare nelle foto di scena. Questo sono io. E quel giorno, uscendo da scuola, c'era un film, Totò usciva, noi tre bambini correvamo intorno a lui, grande maestro. E la cosa che amo ricordare di quel giorno è che guadagnai per la prima volta dei soldi, per la prima volta in vita mia. Rivedere queste foto è curioso, perché io le ho cercate, e ho visto spezzoni del film, ho cercato di estrapolarle dal film, ma così bene non avevo mai avuto occasione di vederle. In occasione del 120ennale della nascita del grande Totò, abbiamo avuto l'idea, perché avevamo visto le foto in un'altra opportunità del comune di Vitorchiano, di invitare Fabrizio Borni con il suo libro L'ultimo Totò. Fabrizio, che era il figlio di Sandro, il fotografo di scena del film Il Grande Maestro, che nel 1966 fu girato a Faleria. La mostra e la presentazione del libro è stata una bellissima serata, soprattutto perché nelle foto c'era Faleria del 1966, quindi c'erano i nostri nonni, i nostri genitori, c'era un paese che non c'è più, un paese che soprattutto per i giovani, per i ragazzi, non lo conoscevano. Conoscevano il film perché è una sorta di reliquia il nostro grande maestro, tutte le famiglie di Faleria ce l'hanno, ma avere l'opportunità di vedere le foto, ad esempio c'era il parroco, la foto del parroco, il sindaco e Totò, che qualcuno l'ha tolta dal libro e l'ha incorniciata, cioè l'ha messa a casa. Qualche anno fa abbiamo preso contatto con un collezionista, con un privato, che aveva soprattutto materiali della Photo Fincolor, che era un'agenzia importante degli anni, tra gli anni 50, 60 e 70,
ed era guidata da Antonio Mazza. Quindi quasi tutti i negativi facevano riferimenti alla produzione della foto film color, però c'era altro in mezzo, probabilmente non perché poi, essendo anche un laboratorio, Sandro Borni probabilmente si è appoggiato o alla produzione, perché c'è anche questo da dire, che non sempre era il fotografo a decidere il laboratorio, c'erano le produzioni che avevano dei contratti proprio fiduciari con dei laboratori. E tra i materiali della foto film color ho trovato una cinquantina di scatti, compresi qualche colore 6x6 di A mezzanotte va, La ronda del piacere, che è un film seguito da Sandro Borni. Negli anni 2000 avevamo iniziato insieme a degli operatori del territorio per dare un'immagine a Tor Vaianica, un consorzio di promozione turistica di cui avevamo inserito dentro il galà della fotografia di scena. Erano fotografie inedite che giravano durante i vari film molto importanti da registi importanti, e noi portavamo al pubblico queste fotografie di cui è durata per 5-6 anni. I fotografi che partecipavano erano tanti, e quando poi c'era una giuria che stabiliva quale fotografo aveva fatto le migliori fotografie durante i film che facevano. Da piccolina, piccolissima, mi portò in un grande che non so neanche come si chiama, cercavano una bambina per un film. Mi portò lì, che io ero piccola, non so se avrei avuto 7 o 8 anni. Mi portò in questo grande stabilimento e quando vedi tutte queste ragazzine, chi diceva le poesie, chi diceva... Io invece ero andata lì così, ma... Alla fine sono stata contenta di venire via subito, insomma. La mia prima esperienza nel cinema l'ho fatta proprio con mio padre, nel film Caruso Pascoski di Padre Polacco, di Francesco Nuti. È stata un'esperienza eccezionale per me. Per me è stato come vivere in un sogno, ed è quello che mi raccontava lui ogni volta che tornava dalle trasferte lavorative. Per cui, come finì gli studi del liceo, mi ricordo che mi propose questa opportunità. Non esitai e andai insieme a lui a fare questo film. E ho dei ricordi meravigliosi, perché ho avuto l'occasione appunto di vedere tutti i mestieri del cinema e poi soprattutto di vederlo all'opera. Lo ricordo ancora negli stabilimenti della De Laurentiis, in Pari Studios, quando stavamo facendo Cross Space proprio con Klaus Kinski, ed era un film delicato, perché Klaus Kinski era molto bravo nelle prove, poi qualche volta per provocare gli piaceva litigare soprattutto con l'operatore di macchina nostro, si chiama Bruni, e il sorriso sempre tranquillo di tuo padre, mi ricordo ancora con la sua Assemblad a tracolla, una sua giacca, mi ricordo ancora che potesse carta di zucchero un po' scura, era sul celeste scuro, con l'aria sempre gentile, tranquilla e pagata, Kauskinski con lui aveva un rapporto sempre ottimo. E dietro le quinte un caro amico anche nostro, di tuo padre e mio, si chiamava Mario Bramonti, mi ricordo ancora che era il fonico. Mario Bramonti era bravissimo come fonico e non parlava inglese, però dicevo... lo spacciavo come sapesse l'inglese bene, però dicevo sempre, yes, yes, yes sir, thank you, poi diceva queste tre parole, però come fonico era molto bravo, anche se poi giustamente mi disse un regista americano che chiamò, che Bramonti non parlava inglese, che certe cose non poteva, sottigliezze, se l'artista non pronunciava bene, ovviamente Bramonti gli scappavano. Avevo messo vicino a Mario Bramonti una coach americana che l'aiutava, perché come tecnico era bravissimo, e la coppia
di persone, signori, gentili, sorridenti, sempre positivi, allegri, era tuo padre e Bramonti, che sì, cioè ricordo preciso del film con Klaus Kinski. Siccome lui alla fine faceva anche delle foto per giornali tipo Sorrisi e Canzoni, eccetera, al tempo di Little Tony mi portò, mi ricordo bene che era dalle parti di dietro San Pietro, e mi portò in questo posto che doveva fare le foto a Little Tony, e io capirei contenta, perché poi la foto l'avrei fatta vedere anche a scuola, eh. E praticamente aspetta, questo non arrivava mai, alla fine si vide arrivare una macchina Jaguar gialla. Capirai, tutti presi da questo, Little Tony era il momento suo. E niente, praticamente mi fece una foto, io contentissima, insieme a Little Tony. Quando andai a scuola, capirai, la feci vedere a tutte le compagne. Entrando in questo mondo che per me era sconosciuto in quanto facevo il reporter, cioè non tanto sconosciuto, avevo una visione fotografica del cinema, perché i miei colleghi che lavoravano nella Roma Press Photo, chi faceva cinema, chi faceva attualità e tante altre cose. E man mano, conoscendo i vari attori, varie attrici, vari organizzatori, sono entrato nel cinema e fino a qualche anno fa, 2 anni fa, io ci sono stato 53 anni, e ho avuto tante belle esperienze, ho conosciuto il mondo, sono andato in giro per questo pianeta, mi sono divertito, ho lavorato bene, non mi sono mai innamorato delle ragazze che lavoravano sul set, perché ho avuto una bella moglie e compagnia bella. Direi che dopo questo periodo di grande chiasso, di pandemia, eccetera, che tutti in qualche modo ci hanno o danneggiati o impediti di fare parecchie cose, alla fine è un periodo molto positivo perché ora siamo nell'era dei serial, delle serie TV, è un formato che va per la maggioranza e il lavoro è effettivamente aumentato a dismisura. Adesso la grande paura di tutti questi streaming, che siano Netflix, Amazon, Sky, eccetera, è di rifornire al pubblico dei materiali, dei prodotti. Quindi subito dopo la pandemia, e devo dire che siamo stati anche un settore molto risparmiato dalla pandemia, perché a parte il lockdown, che è durato per tutti lo stesso periodo, noi abbiamo iniziato a lavorare subito, a maggio l'anno scorso, le produzioni sono ripartite con vari protocolli, non era semplice, però l'attività operativa cinematografica è ripartita subito. Il mio incontro con Sandro è stato, per me abbastanza storico, perché era durante il mio primo lavoro su Roma. Io ero basato a Milano, quindi lavorare a Roma nel cinema era un po' un punto d'arrivo o di partenza. Per me fu un bellissimo punto di partenza. E, ho ricevuto questo commissionato da Chuck, la rivista di cinema in Italia, e dovete fare uno special su un film di Daniele Lucchetti che si chiamava La Scuola, con Fabrizio Bentivoglio. Quindi dovevo fare un servizio su Fabrizio Bentivoglio che girava La Scuola a Roma. In questo contesto il fotografo ufficiale del film era Sandro Borni, che ho conosciuto quando mi hanno presentato sul set. Dovevo fare 3 giorni. All'epoca era una dinamica che si faceva spessissimo, nel senso che il fotografo sul set era sempre quello ufficiale, il fotografo di scena. Poi lungo tutte le riprese venivano vari fotografi per fare dei ritratti a alcuni attori, per fare diciamo immagini che andavano per la stampa. Io custodisco gelosamente 2 fotografie
che lui ha realizzato. Sono due foto per me straordinarie, una che riguarda Ornella Muti e una che riguarda Giuliana Desio. Non sono fotografie di scena, quindi non vengono da set, ma sono foto di posa fatte in uno studio, sono dei ritratti. E questo ci dà anche l'occasione per ricordare e per raccontare in sintesi quello che è il lavoro del fotografo di scena, che è un lavoro anche di fidelizzazione non solo con la produzione, con il regista, ma è un lavoro di fidelizzazione con l'attore. Per esempio Borni lavorava con Totò, lavorava con Monica Vitti, Mario Turzi lavorava spesso con Ettore Scola, Borni stesso poi ha lavorato per tanti anni con altri tantissimi attori, perché l'attore aveva bisogno di essere immortalato, di essere ritratto nella fotografia da un fotografo di scena di cui si fidava. Monica Vitti è una delle più grandi attrici dal punto di vista anche dell'espressività italiane, ma anche a livello internazionale. Teneva molto a questo, tanto che poi ha fidelizzato in un'unione anche sentimentale con Di Palma, direttore della fotografia di Antonioni, e Monica Vitti amava la fotografia di Borni, amava la fotografia di Appetito, si creava un vero e proprio sodalizio, è quello che gli americani chiamano the sense of camera, che non è il capriccio dell'attrice che vuole essere ritratta bella, ma vuole essere ritratta in un certo modo, con un'inquadratura, una luce particolare, per far rendere al massimo la propria espressività, che è un qualcosa che soltanto i grandi fotografi di scena riescono a fare, per cui c'era proprio questa fidelizzazione. E queste due foto straordinarie che io ho, una di Ornella Muti e una di Giuliana Desio, le tengo gelosamente in camera perché sono dei ritratti dal punto di vista artistico altissimo. Sandro Borni è arrivato sul set quando ancora alcuni registi lo richiedevano. C'era la pausa fotografia. Cosa succedeva? Pur essendo dotati di macchine agili, Hasselblad, Rolleiflex e poi in seguito Leica e Nikon, pur essendo dotati di questi apparecchi, alcuni sia attori che registi non volevano il fotografo tra i piedi. Questa è un'altra caratteristica della figura del fotografo, che spesso è come dire, mal sopportato, e quindi non consentivano al fotografo, soprattutto in interni, di lavorare in contemporanea, ma richiedevano la foto, per cui finita la scena il regista diceva fotografia ed entrava in azione il fotografo, che faceva ripetere la stessa scena agli attori. Se questo da un certo punto di vista era plausibile negli anni 50, quando la qualità della pellicola fotografica era bassa, gli ASA che utilizzavano erano pochi, quindi era necessaria molta luce, è meno comprensibile negli anni 60 e negli anni 70. Mi ricordo che mi ha colpito nel racconto, quando ho incontrato in una piacevolissima chiacchierata Sandro Borni, mi diceva che anche Nanni Moretti pretendeva questa cosa qui, soprattutto su alcune scene. Ricordo molto volentieri un aneddoto che ho avuto personalmente con mio padre, ed è stato il giorno in cui ho ricevuto il premio dalla Pellicola d'Oro come miglior direttore di produzione per il film Il Giovane Favoloso. Mio padre purtroppo stava vivendo un periodo molto difficile, perché aveva una malattia che poi lo portò purtroppo alla morte. E quando portai questo premio vidi nei suoi occhi una grande emozione, i suoi occhi brillavano e per me è stato il dono più grande che ho potuto regalare a lui. Lo ricordo tuttora anch'io con una grande emozione.
Perché ci si ricorda sempre così tanto delle persone a noi care quando non ci sono più? Perché non poter raccontare questa storia e poi avere tra il pubblico lì, in prima fila, lo stesso protagonista, mio padre? La morte a volte diventa la motivazione per l'immortalità, l'unico modo per tenere in vita chi ci ha lasciato. Pare assurdo, ma del resto è come gli uomini. Mi domando cosa dobbiamo conservare del passato. Se ripenso alle interviste di questo viaggio, tutti dicevano di mio padre che era un uomo discreto, gentile ed educato, e probabilmente io non me ne ero reso conto. Forse è questa la sua eredità, non nelle macchine fotografiche, perché le stesse non sono altro che la nostalgia materializzata ed un ricordo perenne ma che distrae dal presente. Un qualcosa che forse dovremmo lasciare andare, perché in questo spesso abbiamo l'illusione di avere vicino chi non c'è più. Lo vediamo nei suoi oggetti come se questi fossero la chiave magica che apre la porta per riportare da noi le persone andate via. In realtà non finisce niente, si evolve, cambia, si adatta ai tempi, e se capiamo questo, allora capiremo anche che ciò che ci occorre ricordare è la persona ed i suoi comportamenti. Oggi essere gentili ed educati, discreti, soprattutto negli ambienti di lavoro, è una straordinaria quanto rara virtù. Sono io così gentile, educato, discreto? Forse no, perché per tutti questi anni che mio padre non c'era non ho mai pensato a questo, ma a pulire le sue macchine fotografiche dalla polvere e a guardarle come reliquie quando sentivo la sua mancanza, pensando che il suo lavoro fosse terminato, che fossero finiti i fotografi e morta la loro reputazione e professionalità. Invece c'è un'evoluzione continua che comporta dei cambiamenti. Infatti ho scoperto grazie a questo viaggio che la fotografia di cinema è più viva che mai, ma solo per chi ha accettato il cambiamento. La professionalità dei fotografi di scena è ancora viva nelle foto e negli archivi che ci hanno lasciato e che oggi forse qualcuno in più potrà conoscere. Bisognerebbe seppellire con i morti i loro oggetti personali, così come facevano gli egizi e i popoli antichi, perché sono parte di loro. A noi il compito di tenere in vita chi non c'è più, donando al pubblico le loro storie. Forse avremmo più esempi a cui ispirarci e forse capiremmo il senso del passato e la necessità di adeguarci ogni volta ad un cambiamento, vivendo nel presente, ma per arrivare al futuro. Stop, buona, bene, grazie ragazzi, avanti il fotografo. Va bene, ti ringrazio. Ciao ragazzi, ci vediamo domani allora. Ordine al giorno, tutto ok? Fammi sapere lì per la produzione. Va bene, grazie. Ciao. Ciao.